volevo ritornare ancora a parlare di come siano state fraintese, credo, alcune cose di cui aveva parlato Castaneda. O comunque come vengono fraintesi certi aspetti fondamentali. Ora, prendiamo il caso di perdere la storia personale. Questo lo prendiamo un po' alla larga, alla lontana, perché io trovo, insomma, ci sono molte persone, anche che mi scrivono, eccetera, che si trovano a un certo punto in grossi guai. E si trovano in grossi guai, grossi o medi o piccoli, dipende dall'entità della questione, e si trovano così semplicemente perché c'è stato un fraintendimento. Ora io capisco e so molto bene quanto sia accattivante esplorare le possibilità della percezione, però c'è un punto che per fare una cosa del genere, cioè per pretendere o pensare solamente di entrare nella seconda attenzione, prima magari bisognerebbe almeno governare la prima attenzione. Vi faccio un esempio pratico molto semplice, ma banale, ma credo esemplificativo. Mettete che ci sia un rumore che vi infastidisce, oppure state facendo qualcosa, una persona vi parla e vi infastidisce. Prendiamo il fastidio, che è abbastanza comune, no? Succede. E voi non riuscite a cambiare sentimento riguardo questa cosa. Cioè la vostra attenzione resta prigioniera di quel tipo di sensazione. Questo significa, tradotto in termini di manovrabilità del punto di unione, che noi non stiamo nemmeno riuscendo a governare un movimento minimo, proprio basilare, ridicolo del punto di unione. Capite bene che quindi, se non riusciamo neanche a disciplinare minimamente quello che stiamo provando come persone normali, che cosa ci succede nel momento in cui superiamo la barriera dell'interpretazione, andiamo oltre e ci troviamo esposti a forze molto più, anzi a condizioni molto più aggressive riguardo la nostra attenzione, il modo in cui viene focalizzata, canalizzata, presa. Infatti, per lo più quello che succede è che in un modo, in realtà, ottenere effetti speciali, effetti che riguardano la percezione non ordinaria, non è così difficile. È semplice. Basta mettersi lì e provarci e poi questa cosa succede. Il problema è che se non siamo addestrati, quando succede, sono di solito, questa cosa ci ossessiona. Ci ossessiona, tradotto in termini di attenzione, significa che la nostra attenzione è stata agganciata e imprigionata da qualcosa di più forte di noi, di più avvolgente, di molto profondo. Ora, questa cosa qui
riguarda tutto il lavoro che si dovrebbe fare prima nel e che riguarda il tonal, l'organizzazione e la fortificazione del tonal. E qui veniamo alla perdita della storia personale. Perdere la storia personale in realtà vuole dire che noi non siamo più agganciati alla nostra immagine, all'insieme delle nostre convinzioni su noi stessi e sul mondo, che siamo in grado di lasciarle quando vogliamo, di farlo volontariamente e soprattutto di manovrare il movimento del punto di unione che deriva da questo distacco. Perché chiaramente nel momento in cui riusciamo a sganciarci dalla storia personale, una quantità enorme di energia si libera. E questa quantità enorme di energia provocherà un movimento del punto di unione. Ma se noi non siamo addestrati preventivamente a governare questo movimento, andremo a caso, come siamo andati a caso durante la nostra esistenza, cioè andando dietro alle spinte che arrivavano. C'è un rumore che mi dà fastidio e io affondo nel fastidio senza riuscire a cambiare sentimento. Intendo dire a cambiare sentimento non forzandomi, ma facendolo in modo sereno, in modo libero, facendolo perché sto governando il movimento del punto di unione e perlomeno riesco a operare quel minimo movimento che mi permette di cambiare sentimenti per il mondo. I miei insegnanti mi fecero fare un lungo periodo di addestramento riguardante il tonal, prima anche solo di farmi assaggiare qualcosa al di là. E non perché per un vezzo o perché non sapevano cosa fare, ma perché questa cosa si fa così. È il risultato di generazioni e generazioni di guerrieri che alla fine, dopo errori, hanno compreso l'importanza fondamentale di prepararsi a eventi, all'interazione con l'infinito. Questa disciplina dei sentimenti, che si applica continuativamente, di momento in momento, è la chiave per la manovrabilità del punto di unione. Non lo si fa la domenica mattina, lo si fa in ogni istante della nostra esistenza. Cioè, se noi stiamo utilizzando la nostra esistenza per come campo di addestramento, allora questo porterà una trasformazione radicale, ma questo significa che in ogni momento, di fronte a ogni cosa che si avvicina a me, a quello che provo, eccetera, io ogni volta mi chiedo: questa cosa mi serve? Questa cosa che effetto ha sul mio stato e sulla mia energia disponibile? Non è una domanda così scontata. E la risposta è la chiave per governare il movimento del punto di unione. Qui e poi anche nella seconda attenzione.